A grande richiesta torna la rubrica sulle curiosità giapponesi davvero vere raccontate da chi in terra nipponica ci vive da anni. L'Omisoka è la tradizione giapponese di celebrare l'ultimo giorno dell'anno. In passato si svolgeva l'ultimo giorno del dodicesimo mese lunare, tuttavia dall'inizio del periodo Meiji, col passaggio dal Giappone all'uso del calendario gregoriano, si festeggia il 31 dicembre. La prima visita dell'anno al santuario è detta Hatsumode. Solitamente si svolge il primo, secondo e terzo giorno dell'anno. Durante questa visita si esprimono desideri per l'anno nuovo e si comprano nuovi omamori, delle specie di amuleti. Spesso ci sono lunghissime file davanti ai santuari più importanti durante questi giorni. Nella cultura giapponese lo Hatsuyume, letteralmente primo sogno, è il primo sogno che una persona fa durante l'anno. Tradizionalmente il contenuto di quel sogno rappresenta la fortuna del sognatore durante l'anno. In Giappone la notte del 31 dicembre di solito la si passava in bianco, di conseguenza l'Hatsuyume era il sogno del 1 gennaio. È considerato auspicio di buona fortuna sognare il Monte Fuji, un falco oppure una melanzana. Il credo esiste sin dal periodo Edo, ma ci sono varie teorie riguardo alle origini e al perché della prosperità di tali combinazioni. Si pensa che tutto sia dovuto all'importanza del Monte Fuji, la vetta più alta del Giappone, alla forza e all'acume del falco e alla parola Nasu, melanzana, che suggerisce qualcosa di grandioso finalmente raggiunto e ottenuto. Ma ci sono altri tre elementi che possiamo elencare: il ventaglio, il tabacco e l'agopuntore cieco. Le origini di questo trio sono ignote e non è chiaro se questi ultimi elementi siano stati aggiunti in seguito o fossero presenti sin dall'inizio. Il Monte Fuji, o Fuji San, come lo chiamano i giapponesi, è un vulcano di 3776 metri ed è la montagna più alta del Giappone. Con la sua cima innevata per 10 mesi l'anno, è uno dei simboli del paese, tanto che è considerato una delle montagne sacre, insieme al Monte Tate e al Monte Aku. Il Monte Fuji è patrimonio mondiale come sito culturale. L'UNESCO riconosce infatti 25 siti di interesse culturale all'interno del Monte Fuji. Gli shintoisti lo considerano sacro, al punto da ritenere doveroso almeno un pellegrinaggio sulle sue pendici nella vita. In Giappone ci sono pochissimi bidoni della spazzatura, quindi se avete, che ne so, la carta del vostro nigiri da smaltire, ricordate di mettervela in tasca o nello zaino. Se vedete dei bidoni nei combini, potete solo usarli per buttare la spazzatura di ciò che avete comprato in quel negozio. Più che una vera regola, è un qualcosa insediato nella cultura giapponese, yushiki, ovvero buon senso. Tutti i giapponesi lo sanno e per rispetto tutti fanno così. Dopotutto, questo è anche uno dei motivi che, secondo noi, rendono bello il vivere in Giappone. Se non vi siete visti il video dei 10 motivi per vivere in Giappone, rimediate ora! In Giappone esiste uno yokai, ovvero un mostro nipponico a forma di ombrello, chiamato appunto Karakasa, vecchio ombrello. Esso è tipo uno tsukumogami, delle forme di spiriti di oggetti che al compimento dei 100 anni di esistenza si animano. I Karakasa in particolare sono degli ombrelli che raggiungono il secolo di età. Essi in genere vengono raffigurati con un occhio, una lunga lingua che sporge da una bocca aperta e un singolo piede. In Giappone c'è l'usanza di appendere la bambola Teru Teru Bozu nei giorni di pioggia. Se volete saperne di più, Seba ha fatto un video apposito con le leggende di questo tipo. Dovete sempre portare con voi dei documenti di identità validi quando girate per il Giappone. Se siete stranieri, dovete sempre avere con voi il passaporto o la carta di identità per stranieri, detta Gaikokujin Taroko Shomeisho. Se non l'avete con voi e vi fermano, è possibile che vi portino alla polizia e vi scortino fino a casa, per assicurarsi che viviate nel posto dove avete detto di avere la residenza, ed eventualmente vorranno che una volta lì esibiate i documenti che vi siete dimenticati a casa. Se vi prestano una bicicletta, fate attenzione, perché la polizia potrebbe fermarvi per chiedervi se la bici è vostra, dal momento che sono tutte registrate. Se dite che la bici di un vostro amico, dovrete avere il suo nome, cognome e numero di telefono, perché potranno anche chiamarlo se lo ritenessero necessario. Se siete stranieri e volete aprire un conto in banca, non tutte le banche vi permetteranno di registrare il vostro nome in katakana. Molte ve le faranno scrivere solo in romaji, lettere romane. È un po' una seccatura se siete pagati da compagnie che permettono solo pagamenti su conti giapponesi con nomi scritti in romaji. Nella maggior parte degli asili, elementari, medie e superiori, gli studenti devono avere i capelli lisci e neri. Se hanno i capelli mossi o di qualche tonalità più chiara per natura, i genitori dovranno certificare che non sono stati alterati artificialmente. Capita comunque che alcuni studenti indossino parrucche durante le lezioni per nascondere i loro capelli tinti. Tuttavia, se dovessero venire scoperti, rischierebbero la sospensione. Nei giorni di pioggia, i poliziotti giapponesi si mettono una cuffia per evitare che il loro cappello di servizio si bagni o si rovini. Inoltre, girano spesso anche in bicicletta. La maggior parte dei giapponesi adorano così tanto il loro bagno elettronico, detto washuretto, che alcune compagnie aeree come Japan Airlines o ANA hanno questo tipo di bagno in business class. Altro che all'Italia! Gli Yuruchara in giapponese sono una categoria di personaggi mascotte creati solitamente per promuovere un posto, una regione o un'organizzazione. Gli Yuruchara sono diventati così popolari e lucrativi che le loro vendite hanno superato i 16 milioni di dollari in Giappone nel 2012. I più popolari sono forse Kuramon e Funashi, che sono internazionalmente riconosciuti come delle vere e proprie celebrità. Pensate che quando Seba era alla Fashion Week di New York qualche anno fa, tra i guest c'erano anche la modella Rola e Funashi.
Il termine enka si riferisce a due diversi stili della musica giapponese. Il primo nacque nel periodo Meiji, tra il 1868 e il 1912, e fu in voga fino al periodo Taisho, 1912-1926. Il secondo, al quale generalmente ci si riferisce usando il termine enka oggi, è un tipo di musica popolare più melodrammatica. La parola enka deriva da en, performance, intrattenimento, e ka, canzone. Probabilmente la più famosa cantante di enka è Hibari Mizora, 1937-1989, anche detta regina dell'enka. Piccola curiosità, esiste anche un cantante di enka straniero, di nome Jiro. Gunkajima, letteralmente l'isola della nave da guerra, per la somiglianza della sua forma alla corazzata giapponese Tosa, è un'isola dell'arcipelago del Giappone. Situata nella prefettura di Nagasaki, a circa un'ora di navigazione dal capoluogo, Gunkajima ha ospitato uno dei più prolifici siti minerali del Giappone. Nel 1974, a seguito della chiusura dello stabilimento minerario, è stata completamente abbandonata e da allora, per la sua caratteristica condizione di estremo decadimento, l'isola è diventata uno dei più grandi e significativi esempi di archeologia industriale, nonché argomento frequente di discussione tra gli appassionati di rovine. Dopo 35 anni di completo abbandono, nel 2009 parte dell'isola è divenuta nuovamente accessibile per ospitare brevi itinerari turistici e dal 2015 è stata inserita tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Lo shibori è un asciugamano umido che viene offerto ai clienti di ristoranti e locali giapponesi. Viene usato per pulirsi le mani prima di mangiare o durante il pasto, senza alzarsi da tavola. Mi raccomando, non usatelo per pulirvi la faccia, perché è considerato gehin, ovvero volgare. Al ristorante si può chiamare il cameriere dicendo ad alta voce sumimasen o premendo l'apposito bottone. Questa è una delle cose che manca di più a Seba quando va in un ristorante in Italia. Se volete conoscere le altre, guardatevi l'apposito video. Otowazan Kyumizudera, anche chiamato più semplicemente Kyumizudera, è un tempio buddista della città di Kyoto. È uno dei più antichi monumenti della città, considerati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Per la costruzione di questo tempio non è stato usato nessun chiodo. Il sumo è una forma di lotta corpo a corpo nella quale due sfidanti si affrontano con lo scopo di atterrare o estromettere l'avversario dalla zona di combattimento. Il sumo è lo sport nazionale del Giappone. Le associazioni dei lottatori di sumo hanno regole molto rigide. Agli atleti non è infatti concesso guidare o andare in discoteca, anche se... In Giappone il Raikin, letteralmente gratitudine soldi, è un pagamento che va effettuato al proprietario dell'immobile che si vuole affittare. È spesso pari a un mese di affitto e, a differenza del deposito, Shinkikin, non viene restituito al termine del contratto di affitto. Inoltre, solitamente ogni 1 o 2 anni, vi potrà venir chiesto anche il Koshinryo, letteralmente il rinnovo pagamento, quando vorrete rinnovare il contratto e dovrete sborsare nuovamente dei contanti. Fortunatamente di recente sono aumentate molte agenzie di real estate che sono Raikin free, quindi non richiedono più il pagamento del Reikin. Akihabara, conosciuta anche come Akihabara Electric Town, è un famoso quartiere di Tokyo. Il suo nome viene anche abbreviato in Akiba. Non tutti forse sanno che precedentemente alla Seconda Guerra Mondiale l'area era un'animata e affollata comunità. Tuttavia, in seguito ad un grande incendio che distrusse quasi completamente il distretto, si decise di lasciare pulita la terra in modo da impedire a nuovi incendi di avvicinarsi alla residenza imperiale. Divenne famosa come campo delle foglie autunnali durante la Seconda Guerra Mondiale, quando solo quelle foglie erano visibili. Il Giappone è il paese col numero più alto di McDonald's per nazione, ad eccezione degli Stati Uniti, con quasi 3.000 ristoranti. Se siete in un ristorante giapponese e chiedete del sake kudasai, sake per favore, vi chiederanno di quale tipo, volete birra, vino? Questo perché in Giappone la parola sake ha il significato generico di bevanda alcolica. Mentre se volete il sake come noi lo intendiamo all'italiana, dovete usare la parola nihonshu. Sempre a questo proposito, avete mai sentito parlare del mushroom tea, tè ai funghi? È comunemente chiamato da molte celebrità come Miranda Kerr, Lindsay Lohan o Madonna, kombucha tea, ossia tè al kombu, anche se in realtà non contiene l'alga kombu. Alla fine è un po' come quando siete in una nazione straniera e chiedete una pizza e peperoni, vedendovene arrivare una col salame. In alcune stazioni giapponesi ci sono degli ombrelli per le emergenze che vengono prestati gratuitamente. Spesso si tratta di ombrelli che sono stati dimenticati in treno e la stazione, invece di buttarli, decide di riutilizzarli così. Ecologico e pratico. Se vi sembra una leggenda, vi assicuro che non è così. Infatti Seba ce l'ha mostrato in una sua Insta Story. Eh? Cosa? Non siete ancora iscritti al suo Instagram? Fatelo subito! Chiocciola Sebastiano Serafini! Quale curiosità vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti! We are the fire.